Venerdì 24 giugno, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano All News, sempre qui in diretta per raccontarvi i fatti principali di Milano e città metropolitane. Iniziamo subito con le notizie di oggi. Sono iniziati ieri, giovedì 23 giugno, i sopralluoghi per la riqualificazione dell'area del depuratore di Figino, nonostante le prime segnalazioni, le prime idee risalgono appunto a ben 6 anni fa. Si tratta oltretutto di una zona attualmente interessata da un intenso sfruttamento della prostituzione. In giornata vari esponenti dell'amministrazione comunale hanno visitato il luogo e valutato che cosa demolire. Tra questi erano presenti il presidente e vari assessori del municipio 7, il consigliere comunale Rosario Pantaleo e alcuni funzionari del settore verde, oltre a Silvio Anderloni, direttore del CFU e del Bosco in città, e rappresentanti anche del nuovo comitato di Figino. Una prima decisione è stata presa a favore della destinazione, almeno temporanea, di parte dell'area ad attività di apicoltura, con lo stabilire di un allevatore che fungerà poi a contempo stesso da elemento di controllo dell'area. Andiamo subito a vedere invece la situazione delle nostre strade grazie alla redazione Luce Verde. Luce Verde Milano. Buonasera e ben ritrovati in studio Massimo Vesche. Ancora molto trafficate le autostrade del nodo milanese e sulla A4 troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est per traffico cantieri e un incidente in direzione Venezia, e tra la barriera di Milano Est e Cormano sulla carreggiata opposta, quindi verso Torino. Sull'autostrada Milano-Bologna ora solo rallentamenti per traffico e lavori tra la tangenziale ovest e Melegnano direzione Bologna. Ancora code sulla tangenziale ovest per incidente direzione Laghi tra lo svincolo per l'Autosole e quello per Baggio Cusago. Rallentamenti a tratti sulla carreggiata opposta. Sulla tangenziale nord si sta in coda nelle due direzioni tra Monza e lo svincolo per la Milano Meda, e anche sulla Milano Lecco troviamo code per traffico e lavori in direzione di Lecco tra Monza e Lissone. A Milano in città non si rilevano al momento particolari difficoltà. Ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito milano.luceverde.it. Al prossimo aggiornamento, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Milano. Grazie mille alla redazione di Luce Verde, continuiamo con le notizie della nostra città. I lavori per la realizzazione di una nuova via Gobetti, parliamo del municipio 3, più verde e sicura, sono iniziati nel 2019 con il rifacimento dell'illuminazione pubblica e sono divenuti parte del programma Agora Gobetti nell'ambito del bilancio partecipativo del 2021. Da oggi, grazie al contributo della nostra inviata di quartiere Giuseppina Rosco, Milano News vi informerà periodicamente, con aggiornamenti precisi e puntuali, sullo stato dei lavori. Questa zona infatti può essere ancora considerata una delle più critiche della città relativamente allo stato delle infrastrutture di base per la tutela dei cittadini. Tra queste si ricordano l'illuminazione pubblica, che è stata rifatta nel 2019, ma soprattutto gli attraversamenti pedonali. Numerosi infatti sono gli incidenti che coinvolgono ancora oggi i pedoni dell'area. Anzi, questa criticità assume caratteristiche di emergenza in relazione agli attraversamenti pedonali dedicati ai bambini, mancando al momento l'apposita segnaletica verticale. Ulteriori aggiornamenti non dovrebbero quindi tardare ad arrivare, è infatti previsto in tempi brevi il completamento del giardino di Via Gobetti. Non perdetevi quindi il collegamento in diretta nei prossimi giorni in occasione dell'evento, in cui è previsto l'intervento anche degli assessori alla mobilità del municipio 3. Parliamo di aria, parliamo di qualità dell'aria con Wise Air. Vediamo che il nostro Wise Index di oggi è 10, ricordiamo un indice che arriva grazie a Arianna, il vaso che misura le quantità di PM2,5 nell'aria grazie a Wise Air. Lo sciopero selvaggio dei tassisti contro il DDL concorrenza, iniziato senza alcun preavviso nella mattinata di ieri, giovedì 23 giugno, ha causato forti disagi alla circolazione, sia a causa della mancanza del servizio per l'erogazione sia poi per presidi in zone strategiche per il traffico cittadino come la stazione centrale e gli scali aeroportuali di Linate e Malpensa. La protesta si sta protraendo anche nella giornata di oggi. Inoltre, essendo stato mantenuto il presidio presso stazione centrale, i rallentamenti della circolazione nella zona sono stati significativi durante tutta la giornata. I tassisti si oppongono al disegno di legge perché preoccupati dall'eventualità che le licenze del trasporto pubblico vengano liberalizzate, andando così a favorire altri servizi di noleggio autovetture con conducenti di proprietà di aziende private ed anche multinazionali. Andiamo ora a vedere invece le notizie dal nord Milano in collaborazione con Milano 24. Come
ogni venerdì eccoci qui con le notizie dal Nord Milano in collaborazione con Nord Milano 24. I comuni dell'ambito di Cinisello Balsamo, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano, rilanciano un'iniziativa pensata a favore dei cittadini in situazione di vulnerabilità economica e psicologica. Social Market 2.0 alimentare la comunità. È stata infatti pensata per rispondere alle esigenze di quelle persone che si sono trovate in situazioni difficili a seguito della pandemia. I dati ufficiali mostrano che ben 868 nuclei familiari erano considerati in condizione di criticità rispetto ai 370 dello stesso periodo dell'anno precedente. Dunque questa seconda versione dell'iniziativa, da cui appunto il nome 2.0, prevede anche l'offerta di supporto psicologico individuale e di gruppo, grazie all'intervento di personale sanitario specializzato della Fondazione per la Famiglia Edith Stein Onlus. Contrariamente a quanto avviene in altri casi, i cittadini dell'ambito di Cinisello Balsamo possono recarsi al Social Market Nord Milano su invito dei servizi sociali o di altri enti territoriali per fare una vera e propria spesa, piuttosto che ricevere un pacco di generi alimentari preconfezionato. Secondo Veronica Salerio, responsabile del market, questo fatto permette, dà insomma la garanzia della dignità personale e della libertà di scelta alle persone. Questo ambizioso progetto permette un ampliamento dell'efficienza territoriale di intervento dell'iniziativa Tavolo Povertà, la solidarietà in città, di cui Fondazione Comunitaria Nord Milano è partner. Al fine di raggiungere in modo capillare i bisognosi e di soddisfare al meglio le loro esigenze, anche altre associazioni hanno deciso di aderire all'iniziativa. Tra queste, il Torpedone, l'Associazione Marse, Fondazione Au Prema, Amici di Caritas e IPIS Insieme per il Sociale, con la preziosa collaborazione del Banco Alimentare. Le parole dell'assessore alla centralità della persona di Cinisello Balsamo, Riccardo Visentin, e del segretario generale di Fondazione Comunitaria Nord Milano, Pierluca Borali, sottolineano l'importanza di questo progetto che, mettendo al centro la persona e le relazioni interpersonali e non solo le sue necessità, genera reti informali di sostegno. Si terrà questa domenica 26 giugno il testa a testa tra Roberto Di Stefano, attuale sindaco di Sesto San Giovanni, e Michele Foggetta della coalizione progressista hashtag Reinventiamo Sesto. Grazie anche all'alleanza con Paolo Vino, candidato sindaco per i giovani sestesi, Foggetta ha stilato una lista di promesse alla cittadinanza di Sesto San Giovanni che riguardano lavoro, ambiente e comunità. Foggetta infatti promette di impegnarsi affinché la città torni ad essere un centro nevralgico per l'innovazione e la competitività a livello industriale, anche mediante la messa a disposizione di spazi aperti per la discussione di nuove idee start-up, mantenendo però un occhio di riguardo per la sostenibilità e per la difesa dell'ambiente. Per quanto riguarda il benessere della cittadinanza invece, mobilità e creazione di nuovi luoghi di incontro sono le priorità di Foggetta. Tra le altre proposte del candidato troviamo la sanità mediante la realizzazione di un sistema che migliori il servizio sanitario, soprattutto in riferimento alla penuria di medici di medicina generale che sta colpendo indistintamente l'intera città metropolitana. Si è svolto nei giorni scorsi a Cormano il corso di formazione gratuito aperto a tutte le forze di polizia. Hanno partecipato all'iniziativa diversi comandi di polizia locale, operatori di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. La ricezione è stata positiva con oltre 80 iscritti provenienti anche da fuori regione. Particolarmente di successo è stata la giornata dedicata al fenomeno del prestanome di veicoli, svoltasi nei locali comunali assegnati al CRI ANM. Questa pericolosa pratica consiste nell'intestazione di veicoli da parte di un soggetto terzo, figurante come grande noleggiatore, in modo tale che il guidatore non possa essere associato al veicolo stesso.
L'individuazione del conducente o fantoccio richiede grande dispendio di energie e di denaro pubblico da parte delle forze dell'ordine. Si tratterebbe, insomma, di uno di quei casi in cui prevenire è meglio che curare. La polizia locale di Cormano si è dichiarata soddisfatta dell'esito dell'iniziativa, che le ha permesso di consolidare il suo ruolo come riferimento non solo per i cittadini, ma anche per tutte le forze di polizia del territorio. Grazie ancora a Nord Milano 24, continuiamo con il nostro telegiornale di questa sera. Il nostro inviato di quartiere Mario Donadio, che come sempre ringraziamo, ci fa sapere che martedì 28 giugno si terrà a partire dalle ore 19 una guglia per Leopoli, una serata benefica di invito organizzata da Milano Sospesa nella cornice di Villa Mirabello. Questo evento, che vedrà protagonista una mostra fotografica di Paolo Luci, sarà accompagnato da un aperitivo artistico nel giardino della villa, favorendo così un momento di incontro e di scambio, ma anche di festeggiamenti per la buona riuscita della campagna di invio di aiuti appunto in Ucraina. Nel corso della serata è altresì previsto un collegamento in diretta con Leopoli, con l'esibizione del coro del seminario e un intervento di padre Hiro Boico. Le opere fotografiche esposte, gentilmente donate da Paolo Luci, potranno essere anche acquistate e il ricavato sarà ovviamente donato al seminario di Leopoli, appunto di padre Boico. Per partecipare è necessario contattare entro sabato 25 giugno Milano Sospesa all'indirizzo mail milanosospesa@gmail.com. Per capire però meglio di quello di cui stiamo parlando e per sapere di più anche di questo aiuto tra Milano e l'Ucraina, siamo in collegamento con Michela Stassano, proprio di Milano Sospesa. Buonasera Michela. Buonasera. Allora, una bellissima iniziativa che in realtà va a coronare qualcosa che state facendo da tempo, no? Avete aperto proprio un canale diretto di comunicazione e di trasporti anche di beni con l'Ucraina. Raccontaci un po' com'è stato e raccontaci un po' che cos'è Milano Sospesa. Allora, Milano Sospesa è nata nel desiderio di non fermare l'onda della generosità che a Milano, che i milanesi hanno dimostrato quando è bruciato il grattacielo del Moro. Okay. Io, Lara, Cristina e Paola siamo le volontarie che hanno fondato, diciamo, questo gruppo e abbiamo voluto, come dire, continuare quelli che erano stati grandissimi aiuti arrivati per, quindi abbiamo aiutato le famiglie e poi abbiamo deciso di continuare in questa solidarietà perché la generosità era stata grandissima e quindi abbiamo continuato grazie alla chiesa di Santa Maria Liberatrice che ci ospita e abbiamo creato una fitta rete di persone, di gruppi, di associazioni e stiamo continuando a collaborare, a fare scambi, a riciclare, ecco, che piace questa cosa che ci piace molto e quindi tutto quello che era stato raccolto non è andato perso, anzi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere tantissime famiglie fragili della zona 4 e 5. Abbiamo fatto diverse attività, le scatole di Natale, la raccolta dei costumi di carnevale e poi a febbraio è arrivata purtroppo questa maledettissima guerra e siamo stati tra i primi a essere impegnati nella raccolta di aiuti sia per l'Ucraina e sia per le famiglie che arrivavano, i profughi, ecco. E anche qui c'è stata una risposta pazzesca, un fiume di aiuti, un fiume di volontari. In certi momenti la nostra sede era talmente piena che abbiamo dovuto dire stop. Abbiamo coordinato un sacco di tonnellate di aiuti, abbiamo partecipato a tante piccole partenze e a tante grandi partenze, lunghi convogli, le famose Odissea della pace, ecco. Cosa possiamo fare ancora, Michela? Michela, cosa possiamo fare ancora per aiutarvi invece e per aiutare Milano Sospesa? Allora, Milano Sospesa vive semplicemente di donazioni. Noi viviamo grazie alla generosità delle persone, alla stima, a questa meravigliosa alchimia che si è creata nel nostro gruppo e alla fiducia che le persone ci danno. Quindi noi al bisogno facciamo delle richieste via Facebook e le persone rispondono in una maniera incredibile. In questo momento continuiamo ad aver bisogno di generi di prima necessità, cibo non deperibile, abbiamo bisogno di
di medicine, di materiale per l'igiene, sia per le persone che sono ospiti qui, perché abbiamo seguito anche con la rete delle associazioni con cui siamo, diciamo, a cui siamo affiliate, sì. Abbiamo seguito anche i profughi che sono arrivati a Milano. E quindi nei primi bisogni, poi nella ricerca delle case. Raccontaci bene, abbiamo detto nella notizia prima, c'è un evento, sì, appunto, fra pochi, sì, giorni, con cui possiamo conoscervi e con cui possiamo anche aiutarvi in maniera reale e fattiva, appunto, qui a Milano. Raccontacelo ancora meglio. Esatto, poi tra le tante, diciamo, spedizioni che abbiamo fatto, abbiamo conosciuto questa meravigliosa realtà a Leopoli, padre Igor, che è una persona che parla correttamente italiano perché ha avuto diversi rapporti con Milano, con Roma, tramite la dottoressa Leonardi, che è una sua amica personale, primario del Besta, ci ha fatto conoscere questo uomo meraviglioso che ci ha incantato e ci siamo riuniti in una ventina di associazioni, abbiamo già fatto 15 spedizioni. E faremo questa serata per raccontare, cioè tutte le associazioni che hanno partecipato o che vorranno partecipare si riuniranno martedì 28 giugno alle ore 19 a Villa Mirabello, in questa meravigliosa location, e racconteremo un po' quello che abbiamo fatto. Ci sarà un collegamento con padre Igor, ci saranno i ragazzi del seminario meravigliosi che canteranno, suoneranno, e grazie a Paolo Liaci che ha offerto queste bellissime foto faremo del bene, raccoglieremo, si spera tanto, da poter poi, insomma, per poter poi sostenere Leopoli, il seminario, i profughi e, insomma, e fare tante altre belle cose. Chiarissimo Michela, allora io ti ringrazio tantissimo, complimenti davvero per quello che avete fatto, grazie anche per esserti collegata con noi, per la pazienza, per il collegamento, in bocca al lupo anche, insomma, anche per i prossimi viaggi. Grazie, grazie a voi. Grazie mille a Michela Stassano di Milano Sospesa, grazie mille, continuiamo con le nostre notizie e continuiamo sempre nel mondo del non profit, perché da lunedì 27 a mercoledì 29 giugno si terranno 3 appuntamenti per la presentazione del nuovo bando del crowdfunding civico, un'iniziativa che permette alle associazioni non profit e cittadini di proporre e partecipare alla realizzazione di nuovi utili progetti per il bene del comune e che resterà aperta fino a venerdì 15 luglio. Gli enti non profit potranno infatti presentare entro questa data progetti di innovazione sociale e culturale nell'ambito di tutti i municipi del comune tranne il municipio 1, quindi dedicato soprattutto alle periferie. I progetti vincitori del bando riceveranno 48.000 euro a fondo perduto dal comune, oltre a parte delle risorse raccolte mediante la piattaforma di crowdfunding. Le 3 giornate di presentazione saranno caratterizzate da incontri informativi che si terranno secondo il seguente calendario, che potete trovare sul nostro sito, nelle sezioni delle notizie, potete trovare tutto quanto a che fare con gli orari precisi, dove potete trovare appunto le informazioni. Comunque, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Milano nella zona appunto del crowdfunding. Continuiamo quindi a stare in collegamento in diretta con voi questa sera qui da Milano News. Per adesso io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Dal Vivo, ma anche a tutta la programmazione della sera. Vi ringrazio tantissimo, grazie mille, arrivederci e a più tardi.